Salve a tutti, benvenuti alla diretta del mercoledì. Come sempre vi saluto, aspettiamo che si riempia la chat. Intanto parliamo un pochino per le persone che lo vedranno poi successivamente su IGTV e o su YouTube. Ciao Mati. Ciao, non ti saluto di persona perché non so se vuoi essere citato. Ricordo sempre che io saluto, cioè dico il nome soltanto delle persone di cui sono sicuro che vogliono essere citate, altrimenti di base non cito. Perché tanto poi per chi lo vede su IGTV o su YouTube la chat non è visibile, è anche il motivo per cui leggo tutto quello che scrivete. Allora, signori, intanto vi state cominciando ad aggiungere oggi. Parliamo di un concetto teorico, che è il concetto di rischio, ovvero proprio esattamente questo, il concetto di rischio. Che cos'è il rischio e come il rischio è importante diciamo, nella sessualità e soprattutto in quella kinky o BDSM. Però di base parliamo del concetto di rischio. Perché? Perché in tantissime attività legate alla sessualità questo concetto deve essere molto chiaro e anche, diciamo, in testa. E poi soprattutto perché mi rendo conto che non se ne parla quasi mai come concetto a sé stante. Cioè, vediamo un attimino che cos'è il rischio, come si affronta. Ciao Mattia, ciao Fanny, e vediamo che cos'è il rischio e soprattutto come si affronta. Allora, eccola qui, ciao Lupetta, tutto a posto. Allora, possiamo cominciare. Che cos'è il rischio? Il rischio è la possibilità, la potenzialità che un evento, un'azione che noi intraprendiamo o che non intraprendiamo, nel senso che anche non agire è un'azione, possa avere conseguenze di tipo negativo. Ovvero esiste anche il rischio positivo, cioè il rischio che una cosa vada bene o che una probabilità. Però il rischio di solito è legato, anzi il rischio è legato al concetto che un'azione che andiamo a intraprendere possa avere diciamo, un riscontro negativo o addirittura pericoloso. E questa è un pochino, diciamo, la sua definizione di base. Quindi che cos'è il rischio nella sessualità e in quella soprattutto BDSM? È la possibilità che un'azione che noi andiamo a fare, una pratica che noi andiamo a mettere in atto, possa in qualche maniera andare male o avere comunque degli effetti di tipo negativo, cioè che ci porti uno svantaggio. Questo significa che noi dobbiamo tenerne conto nel momento in cui ci approntiamo a fare qualche cosa. Ed è questo il motivo per cui voglio parlare di rischio, perché noi dobbiamo tener conto che tutte le attività che noi possiamo intraprendere hanno un coefficiente di rischio. Nel senso che voi immaginate, io quando faccio lezione sullo shibari, dico sempre che lo shibari o il bondage è un'attività rischiosa, pericolosa. Perché? Diciamo che anche prestando attenzione, anche stando attenti, poi vedremo questa parte, la possibilità che qualcosa vada storto e ci si faccia male è sempre presente. E questo vale per tutte le attività, nel senso che lasciamo al di là dello shibari. Vale pure se andate in macchina, in moto, qualunque attività. E quindi il discorso è questo. Come si affronta il rischio? Il discorso base, cominciamo da rischio attivo. Qua, prima di fare qualche cosa, è il caso di ragionare su quali sono gli elementi di rischio di quell'attività, palesi o nascosti, e come dire, fare un calcolo delle possibilità. Perché questo approccio? Perché questo approccio ci, diciamo, garantisce una maggiore sicurezza. Nel senso che se noi affrontiamo una situazione senza nessuna preparazione, il rischio sale tantissimo. Se noi prima di fare qualche cosa come dire, ci domandiamo, a tavolino ragioniamo su quali sono i rischi, il rischio diminuisce. Quindi probabilmente, anzi, diciamo che la prima fonte di riduzione del rischio è proprio la conoscenza, nel senso che noi, prima cosa, dobbiamo
dobbiamo studiare quell'attività per capire quali sono le fonti di rischio, quali sono le possibilità che le cose vadano bene o male e acquisire fondamentalmente una consapevolezza di quali sono, diciamo, qual è l'approccio migliore a quell'attività. Voi immaginate che tante volte, visto quando spiego le pratiche specifiche, parto proprio da quali sono le fonti di rischio. Immaginate che nello Shibari le fonti di rischio sono la compressione, la respirazione, la circolazione. Vedete come piano piano, nel momento in cui scelgo quale pratica fare, cominciano a uscire tutte le competenze. Quindi il discorso è questo qui. E poi, visto che parliamo di consapevolezza, una cosa molto importante è la consapevolezza che per quanto possiate stare attenti e per quanto potete essere bravi e preparati, la possibilità che qualcosa vada storto, l'imprevisto, c'è sempre. Quindi questo è il concetto di rischio. Fondamentalmente io dico sempre che ho fatto mio quello che è il motto un pochino, che era il motto della mia caserma credo che sia anche il motto degli scout, che è stato preparati, siate pronti. Il rischio si affronta così, si affronta studiando, preparandosi e poi essendo pronti ad affrontare tutti gli imprevisti. Quindi diciamo che il lavoro di base è questo qui. Quindi fondamentalmente lo studio del rischio si basa su questo, si basa sul ragionare, sull'avere in testa chiaramente che attività si vuole intraprendere e sul prepararsi prima lo scenario migliore possibile. Poi adesso vediamo. Il concetto di rischio è questo. Immaginate che il concetto di rischio è un concetto estremamente ampio, qualcosa che ha anche come dire, dei risvolti di tipo legale o lavorativo. C'è gente che vive calcolando il rischio di un'attività. Voi immaginate che in Italia non è tanto così perché in questo non siamo proprio tanto avanti, ma per esempio in America, nei paesi anglosassoni, in Inghilterra e in America, per esempio, esistono delle persone che lavorano con le assicurazioni che di lavoro fanno il calcolo. E ragionare anche sui limiti della persona, no, a quello ci arriviamo. E sono persone che fanno proprio i calcoli di quanto un'attività è rischiosa o no per motivi assicurativi, nel senso che immaginate un atleta olimpico che decida di assicurarsi per un incidente, dovranno calcolare quali sono i rischi che corre e così via, nel senso che e questo è un pochino il discorso. Quindi il calcolo del rischio serve è questo qui: vedere quanto un'attività è più o meno rischiosa. Poi la stessa attività, anche lì, può essere più o meno rischiosa in base a come la gestite. E questo è un pochino il discorso che arriveremo. E per arrivare a ragionare, come giustamente ci dicevano, di ragionare sui limiti della persona, dobbiamo specificare il concetto di rischio nella sessualità e rischio soprattutto nella sessualità di tipo alternativo, cioè quella kinky, o nella sessualità, diciamo, kinky o alternativa, come si dice. Perché questo? Perché chi ha seguito le dirette sui framework sa che il rischio è molto ben delineato in due framework. Il RAC, che addirittura ce l'ha nella parola, e il 4C. Il primo framework, quello più comune, quello più conosciuto, che è l'SSC, se ci pensate, ha il concetto di sane, cioè assennato, e di safe, sicuro. Però vedete che è dall'altra parte, dice dovete giocare sicuri, mentre io qui voglio parlarvi del fatto che la sicurezza non ce l'avrete mai, la sicurezza di non farvi male. Voi avrete un margine di rischio, che adesso vediamo che cos'è, in qualunque cosa fate. Allora è meglio il RAC da questo punto di vista. RAC significa Risk Aware Consensual Kink, ovvero pratica kinky, quindi diciamo pratica erotica alternativa al rischio
conosciuto a rischio determinato, ovviamente consensuale. Che significa risk aware? Che noi quando cominciamo una pratica siamo consci del rischio. In che senso? Siamo consci che ci stiamo mettendo in situazioni rischiose in cui è possibile farsi male e subire un danno. Ecco, giriamo il concetto di rischio. Io prima ho detto che il rischio è la possibilità che qualcosa vada storto e che vi facciate male. È importante, oltre a, come dire, a guardare tutte le fonti possibili di rischio e ridurle al minimo, è importante la consapevolezza che il rischio c'è e che ci si può far male. Perché vi dico questo? Perché uno dei compiti in un rapporto, diciamo, di coppia è anche condividere questa, come dire, consapevolezza e in qualche modo accettarla. Pensare che tutto vada bene e che non ci si possa fare del male è un errore, come non stare attenti a non fare del male al partner. Quindi qual è il discorso? Il discorso è che nel risk aware, nel risk, nel RAC, risk aware consensual thinking, noi dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo subendo un rischio e cercare di ovviamente ridurli al minimo, ma saperlo. Perché io dico sempre che preferisco il 4C, che è il framework che io utilizzo di più, perché per esempio nel 4C il concetto di rischio è inserito nella parola cautela. Il 4C è un altro framework, se vi interessa c'è una diretta in cui ne parlo in maniera più ampia. Per farvela breve, il 4C è come dire, un framework, ovvero un sistema di riferimento per il BDSM formato da quattro concetti: cura, comunicazione, consenso e cautela. Cura, avere cura dell'altro, vedete, non è più, è un avere cura in senso ampio, non soltanto fisicamente, ma anche cura dell'altro, proprio in senso di anche cura mentale, psichica, sociale, cioè avere proprio cura, mutua, cioè l'uno per l'altro, non soltanto il dom verso il sub, ma anche il sub verso il dom. E comunicazione, che è fondamentale, ovvero il fatto che durante la relazione ci deve essere un canale di comunicazione sempre aperti per ridurre il rischio, per mantenere la comunicazione, per scambiare informazioni, per migliorarsi l'un l'altro, ma soprattutto per passare emozioni e conoscenza. Consenso, è inutile che ve lo dico, è la parola magica. Non si può fare nulla se l'altro non è d'accordo e non è volontario nel fare quello che si sta facendo. E l'ultima, che è quella di cui parliamo adesso, che è il concetto di cautela. Cautela perché mi piace di più rispetto magari al RAC? Perché il concetto di cautela è non solo il calcolo del rischio, ma anche affrontare le cose tenendo questo rischio il più basso possibile. Ed è questo l'approccio di cui voglio parlare, ovvero noi dobbiamo capire che rischi ci sono nel fare un'attività e poi a quel punto insieme, e qui il discorso sui limiti, insieme decidere quanto rischio ci vogliamo prendere. Perché, esempio estremamente pratico, magari anche appunto legato alle corde. Noi prima di legare qualcuno si fa l'anamnesi, vedere se ci sono problemi fisici, psicologici, sociali, senso che si fa tutto il lavoro. Ma oltre al lavoro su quali sono le cose che non si possono fare, bisogna fare anche il discorso su quali sono i rischi delle cose che vogliamo fare. Se da me viene una persona che mi chiede di fare una legatura molto particolare, oggi giravo un sacco di foto di legature in sospensione in una posizione che si chiama la Scorpio. È bellissima. Se andate sul mio profilo, diciamo che sui nostri profili ne troverete tante, perché proprio oggi Lucio ha pubblicato una foto di una sua legatura in Scorpio, bellissima. Ed è una legatura ad alto rischio. Perché ad alto rischio? Perché mette il corpo del Bunny in una posizione
non facile da tenere, che richiede un fisico atletico. Fondamentalmente è una sospensione ventrale, quindi pancia verso il basso, con però le gambe che vanno quasi verso la testa, cioè piegate. Si chiama scorpio perché è come la coda dello scorpione. Nel momento in cui una persona viene da me e me lo chiede, io devo comunicargli che quella posizione è rischiosa rispetto a una sospensione ventrale, come dire, tutta orizzontale, e che è sicuramente più rischiosa rispetto a una legatura a terra. Non che la legatura a terra sia priva di rischi, ma tra una legatura a terra e una sospensione, la sospensione è certamente più rischiosa. E non per la caduta, che è uno dei rischi possibili. Vi ricordo che, ecco, vedete come il concetto di calcolare il rischio è importante. Quando si parla di sospensioni, quasi tutti pensano alla caduta, ma la caduta è il rischio statisticamente inferiore, perché è difficile che si cada dalle corde. Si deve rompere qualche cosa, ci deve essere un errore palese. Mentre in sospensione ci si può far male, perché? Perché tutto il peso è sulle corde, perché tutto il peso è perché le corde vanno in determinati punti in maniera più forte, perché si può assumere una posizione sbagliata, ci si può andare in torsione, perché in sospensione i rischi sono maggiori. Lupetta dice che la scorpio finisce con le zampette posteriori quasi in testa. Sì, se sei una contorsionista o un contorsionista, finisci proprio con i piedi in testa. Diciamo che di base finisci con i piedi verso la testa. Torniamo a noi. Nel momento in cui una persona chiede, ecco, una cosa di questo genere, il concetto di rischio, di affrontare il rischio, è dirglielo. Guarda, sì, guarda, però attenzione, perché è una posizione che mette a dura prova la tua schiena, mette a dura prova le giunture, potresti farti male. La vuoi fare? Ecco, questo è il concetto, per esempio, di condivisione del rischio. E questa è una cosa che è molto importante in una coppia di relazione. Calcolare che il rischio è un'attività che deve essere fondamentalmente condivisa. Ovvero, ovvio che poi la cautela va messa, la cautela va fatta in maniera da ridurre la possibilità che ci si faccia male, va fatta con attenzione, ed è il motivo perché io amo il 4C, perché questo concetto di cautela è molto più interessante del semplice concetto di rischio, perché non è soltanto calcolare i rischi, ma anche affrontare le cose con cautela. È come quando guidiamo la macchina, certo che se dobbiamo prendere una curva non la prenderemo a 180 all'ora, a meno che non siamo dei rallisti, anche se non credo che neanche un rallista possa prendere una curva a 180 all'ora, forse in Formula 1, ma le curve sono fatte apposta, e anche le macchine, vedete il concetto base. Se noi provassimo a fare una pista, una gara di Formula 1 con una Panda, e provassimo a guidare la Panda come una macchina di Formula 1, probabilmente ci schianteremo alla prima curva, e questo è un pochino il concetto. Torniamo a noi, quindi. Il rischio in una attività legata alla sessualità deve essere, quindi, prima cosa, studiato, cioè bisogna studiare quali sono i rischi di quell'attività, condiviso, nel senso che bisogna scambiare. E questo è molto importante, soprattutto, e qui parlo a chi si avvicina per esempio, allo shibari, o si avvicina al BDSM o al kinky, comunque ha forme alternative di sessualità. Significa che la persona con cui vi relazionate, se è più esperta di voi, deve condividere la sua esperienza con voi prima di mettere in campo le cose. Perché la fiducia è una cosa bellissima, però. Non ti preoccupare, pensa a tutto io, tu fidati e basta. Capite che stono un po' con quello di cui stiamo parlando. La cautela è importante, ma non tutti hanno questa cura per l'altra persona ed è questo che genera incidenti. Mo rispondo anche alla seconda. Allora, io sono qui per cercare di divulgare, di parlare, di spiegare che la cautela è importante, lo so che tanta gente non ha questa cura e spesso c'è gente che si improvvisa. Parlandone, dicendolo chiaramente, a chiare lettere, si cerca di ridurre questa possibilità. Perché? Perché se
chi domani dovesse incontrare una persona che palesemente non ha cura, ha i mezzi per leggere questa cosa come un segnale d'allarme, una cosa che si chiama red flag, e non farlo. Se una persona vi dice: no, 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 ma guarda, questa, lo scipale è semplicissimo, basta che vieni qua, stai ferma, ci penso io, dovrebbe farvi venire, accendere degli allarmi. Se non vi dice che no, guarda, lo scipale è molto bello, ma è un'attività rischiosa, possono esserci questi problemi, questi problemi, questi problemi. La domanda è: secondo te chi pratica RAC non calcola i rischi? No, 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 assolutamente. Il RAC c'è il calcolo dei rischi, anzi, il RAC è basato sul calcolo dei rischi. Risk aware significa essere consci del rischio che una pratica ha. E quindi il RAC assolutamente è molto legato a questo concetto, nel senso che, anzi, non solo. Io ho praticato RAC per tanti anni, quando poi ho trovato il 4C, sono passato al 4C perché lo trovo più completo, ma non è, i framework non sono mai in contrapposizione. In realtà ogni framework vede cose diverse. Io uso il 4C perché secondo me è il più completo, ma prima ero diciamo, molto legato al RAC. Il 4C è stato sviluppato intorno a 5-6 anni fa, non immaginare che sia tanto vecchio. E il RAC è il parte dal presupposto di sapere, essere consci che ogni attività è rischiosa, essere consci entrambi del rischio che quell'attività ha e accettare questo rischio sapendo, diciamo che c'è. La differenza del 4C è che il 4C gira un po', come dire, rovescia la telecamera, guarda la cosa dall'altra parte, dice sì, no, no, tu devi essere conscio dei rischi. Devi essere assolutamente conscio dei rischi, ma devi anche muoverti con cautela. Nel senso che la cautela comprende sia il risk aware, ma comprende anche l'approccio cauto, con attenzione. Perché cautela quello significa farlo con attenzione, con cautela, cioè avendo cura. Il discorso è questo qui. E quindi questo è un pochino. E questo vale per, diciamo, proprio, è proprio l'approccio che io vorrei, è il motivo per cui ho preparato questa diretta, è proprio il tipo di approccio che secondo me aiuta un pochino anche a capire chi si ha davanti. Perché? Perché chiunque viva, voglia vivere determinate pratiche, la domanda sul rischio se la dovrebbe fare. Io ci sono pratiche che non faccio perché ritengo che come dire, la possibilità che qualcosa vada storto in base a quella che è la mia preparazione, siano troppo alte. Attenzione, non significa che quella pratica non deve essere fatta da nessuno perché io la ritengo troppo pericolosa e quindi nessuno la deve fare. Non io la ritengo troppo pericolosa per me. Faccio un esempio molto pratico. Mi piace molto il fire play, il gioco col fuoco. Ne ho fatto alcune versioni più light, ma quella più bella che quella con il fuoco, con le sostanze infiammabili, non vi dico quali perché non voglio scendere nei particolari, non è adatta a me. Perché? Perché io l'ho vista fare, ho fatto anche dei corsi da studente, ho delle persone che bravissime a farlo e mi rendo conto che va un po' oltre quella che è, come dire, la quantità di rischio che mi voglio prendere. Oltretutto vi faccio ridere. Io ho la barba. Io avrei un rischio personale a giocare col fuoco in maniera completa, perché basterebbe una goccia di liquido infiammabile nel posto sbagliato e a prendere fuoco sarei io. Capite come è proprio il concetto di guardare avanti, prevedere quali sono le fonti di rischio e calcolare. Se mai dovessi fare giocare col fuoco, come vedo fare ogni tanto da gente esperta, il rischio, uno dei rischi più grossi sarebbe, ce l'avrei io stesso per la barba. Per esperienza ho conosciuto persone che dicono faccio tutto io e poi magari non conoscono nemmeno i loro rischi reali e persone che ti insegnano prima di tutto cosa non fare per non farti male. Ecco, esattamente questo, Asia. Sono d'accordo con te. Esistono
queste differenze tra le persone. E onestamente, per quanto possa essere affascinante o, come dire, erotico l'immaginario della mistress, sicura di sé che ti dice tu non devi pensare a niente, faccio tutto io, capisci pure che però, a meno che non la conosci, a meno che non l'hai testata, a meno che non magari ci stai da tanto tempo, io francamente il dubbio me lo farei venire. Mentre chi ti spiega, chi ti rende edotto, adesso ci arriviamo, di quali sono i rischi che vai a correre e ti dice lo vuoi fare o no, e chiaramente se non lo vuoi fare, quindi se lo vuoi porre come limite, va benissimo, è sicuramente ha più cura di te. E che non significa che non ti farà poi provare emozioni fortissime, perché poi, oh, raga, durante la pratica il rischio c'è. Cioè, alcune delle pratiche che noi scegliamo di fare, ovvio che le scegliamo anche per la quantità di rischio che c'è, altrimenti la gente non farebbe parapendio, non farebbe paracadutismo o non andrebbe in moto a 300 all'ora. Non credo che ci si possa andare in moto a 300 all'ora, o non andrebbe in moto a 180 all'ora, nel senso che il rischio fa parte delle emozioni, però capite che il rischio voi lo potete correre quando, come dire, siete consci, nel senso che io non vado in moto, però io ho amici che vanno in moto, bravissimi, e mi rendo conto che prima di prendere la moto loro hanno il casco, la tuta integrale, il paraschiena, la spina dorsale di plastica, di materiali duri che proteggono la spina dorsale, il casco, ripeto, il sottocasco, la moto in buone condizioni, le gomme. Voi capite come un'attività rischiosa comunque richiede le precauzioni. Allora, questi sono è il discorso. Parliamo proprio proprio del concetto di come si basa il rischio. Quindi il rischio va approcciato. Il primo approccio è proprio, come avevo detto, la valutazione del rischio. Ovvero, vogliamo fare una cosa? Bene, cominciamo a vedere quali sono i rischi. Prima i rischi estrinseci e poi quelli intrinseci. Allora, quando mi scelgo queste parole, come dire, che riempiono la bocca. Il rischio estrinseco è il rischio ambientale, cioè quello che viene dall'esterno dell'attività. Io lego qualcuno, le corde possono schiacciare, possono stringere, il peso della persona può comprimere. C'è un danno esterno, cioè che viene dalla parte, diciamo, dall'ambiente esterno. Poi c'è un danno intrinseco, un rischio intrinseco, che è quello di cui si parla troppo poco ed è uno dei miei cavalli di battaglia, perché mi rendo conto che non se ce ne parla in maniera o poco o male, che è il danno, che è il rischio intrinseco, cioè quello che nasce dallo stato psicofisico della persona che si mette in quella situazione. Perché se ne parla poco? Perché quando noi studiamo le tecniche si parla sempre di tecnica dall'esterno, non si parla della possibilità che lo stato psicofisico di quella persona possa essere invece una fonte di rischio. Esempio pratico, voi potete fare la stessa cosa con 10 persone. Alla nona, o per un problema fisico personale o per un problema psicologico personale, gli fate male. Ma quella cosa voi l'avete fatta 9 volte, è andato tutto a posto con altre persone, alla decima non va bene. O ancora di più, quella cosa l'avete fatta 9 volte con quella persona, è andato tutto bene, la decima, c'era, come dire, la persona quel giorno aveva altri pensieri o non stava bene, o aveva un problema pregresso e finisce male. Quindi dovete calcolare anche questo. Quindi torniamo al discorso classico, anche di chi lega assolutamente. Poi hai ragione, è possibile che il rischio si nasca dal fatto che quel giorno chi lega ha un problema. A me mi è capitato di, come dire, non legare perché magari quel giorno avevo io un male da qualche parte.
Il rischio intrinseco è spesso sottovalutato, sì, perché si guarda sempre dal fuori, quindi si, corde, cioè, si prendono gli oggetti giusti, si fa la situazione giusta, si usa la tecnica giusta, ma bisogna tenere conto che ci sono anche i rischi di quella specifica persona. Voi potreste scoprire, per esempio, che il vostro partner è allergico a un elemento che voi avete addosso. Ora, guarda, facciamo un esempio veramente sessuale, come dire, fuori dal BDSM. C'è gente che è allergica, ci sono persone cioè sensibili, più, non allergiche, perché gli allergici lo sanno, ma ci sono persone sensibili ad alcuni lubrificanti, per cui tu non lo sai, ma fai sesso con un preservativo, con un lubrificante magari non comune, perché magari hai comprato dei lubrificanti di quelli strani, profumati e così via, e quella persona il giorno dopo c'ha un prurito terribile. Quello, per esempio, è un rischio non calcolabile, nel senso che come ti puoi immaginare che quella persona sia sensibile proprio a quell'elemento legato alla specifica persona. Io, per esempio, lo dico perché io sono sensibile al lattice, non sono allergico. Sono sensibile, che significa che a me tutti i preservativi con lattice mi danno un pochino di fastidio. Li uso lo stesso perché, ecco, vedete qual è il concetto. Perché io li uso lo stesso? Li uso lo stesso perché, dovendo mettere sulla bilancia il rischio di avere una leggera irritazione io e tutti i rischi che si corrono in un rapporto penetrativo per non usare il preservativo, e vi assicuro che la gravidanza è a rischio meno grave, perché è meno difficile di quanto pensiate rimanere incinta. Però ci sono le malattie sessualmente trasmissibili, cioè rimanere incinta, ci sono un sacco di rischi nel fare sesso senza i preservativi. Dovendo mettere sulla bilancia, su una stadera, il mio rischio personale di avere una leggera irritazione e il rischio di fare del danno al mio partner, uso il preservativo, anche se a me un pochino dà fastidio. Questo è un pochino è il concetto, quindi io devo fare. E per esempio il rischio, ecco, appunto, di avere un'irritazione sul pene è un rischio intrinseco. Perché un rischio intrinseco? Perché è legato come dire, al mio stato fisico, nel senso che sono io che sono leggermente sensibile al lattice, è il motivo per cui non indosso mai nulla di sintetico, fondamentalmente. E questo un pochino è il discorso. Quindi il primo step diciamo, per ridurre il rischio, l'approccio al rischio, è quello di calcolare tutti i rischi. Il secondo step è la condivisione del rischio, ovvero fare informazione con la persona che lo deve condividere. E questo è importantissimo. Che significa? Significa che se volete provare un'attività, dovete condividere il maggior numero di informazioni atte a, come dire, ridurre il rischio. Che significa? Significa che chi ne sa di più spiega all'altro che pratica è, cosa andare a fare. Quindi spiegare. Lo so, voi mi direte che tanta gente mi dice che la spiegazione è nemica dell'erotismo. Io non sono d'accordo. Personalmente non sono d'accordo. Perché? Perché non è che ti devo dire passo passo quello che farò. Però se io ti voglio fare una cosa, se io voglio fare con te una cosa specifica, dirti come funziona quella cosa, quali sono i rischi che andiamo a correre, quali sono i rischi che vai a correre tu, quali sono i rischi che vado a correre io, quali sono i rischi e le possibilità. Ovvio che è inutile essere paranoico, cioè no, beh, io sono paranoico, però, cioè, ovvio che non si parla di il fulmine dal cielo, però se volete fare spanking, che è una delle pratiche con rischio più basso, spiegare dove colpirete, dove non colpirete, le zone, se siete voi, ma anche dall'altra parte, se voi volete una cosa,
e l'altra persona è disposta a farvela ma non la conosce, gliela dovete spiegare quali sono i rischi, dove può far male, dove non può far male. E quindi la condivisione. Poi l'altra cosa, l'altra condivisione, questi sono quelli che sono i rischi esterni, estrinseci. Ci sta l'incognito, eccita, ma a me spaventa di più ritrovarmi in una situazione pericolosa più grande di me. Ah, sono d'accordo con te. Pensa, io la penso come te, pur essendo di solito dal lato dominante. Però, ovvio che l'incognito eccita, però l'incognito non lo stiamo abbandonando, poi dopo ne parliamo. Quindi la seconda fase per affrontare il rischio è quella appunto di condividere informazioni, sia quelle estrinseche, cioè come si fa la tecnica, dove sono i rischi, quali sono le cose che possono succedere, come affrontarla, poi anche l'informazione personale. Ah no, io su questa cosa attento a questo. Esempio molto semplice, su una cosa su cui veramente tante volte il dirt talking, cioè il parlare sporco durante l'atto sessuale o la sessione, le parolacce, cioè insultare il partner come gioco di ruolo. Beh, lo sapete che anche lì è importante la condivisione dei rischi intrinseci? Perché? Perché mi sono capitate persone a cui puoi dire delle cose terribili, insultarli, trattarli malissimo, essere molto brusco, ma ci sono delle parole o delle situazioni che non dovevo usare, non, perché? Perché andavano a toccare delle parti personali troppo delicate. Io ad esempio ce l'avevo con una persona con cui giocavo, a cui gli potevo dire di tutto, ma avendo subito bullismo sul fisico, sull'aspetto fisico, quello era argomento tabù, era limite. Gli potevo dare, non dirò le parolacce perché sono YouTube poi mi cazzia che dico le cose cattive. Potevo insultarla come mi pareva, era una ragazza, gli potevo dire fai il lavoro più antico del mondo, bla, tutto, potevo, ma non dovevo stare attento a non, come dire, giocare sui difetti fisici, perché avendo subito tanto bullismo da giovane soffriva tantissimo. Allora, anche perché se si ha paura di rovinare il momento se ne può parlare prima dell'incontro vero e proprio. Sì, ma infatti assolutamente, Mati, il discorso era esattamente questo. La condivisione dei rischi, che poi fa parte della contrattazione, serve esattamente a questo. Ecco perché legature pratiche differenti evita la prevedibilità che troppa informazione causa. Sì, poi il discorso è questo: una volta che una coppia è affiatata e si sono conosciuti e quindi hanno stabilito insieme quali sono i parametri fisici di rischio, ovviamente poi la imprevedibilità, l'ignoto, nasce da che cosa farò. Una volta che io due persone hanno condiviso le informazioni su 5, 6, 10 pratiche, basta cambiare pratica spesso, così da non esserci mai, cioè da non avere come dire, un copione sempre uguale. Chi non ha cura dell'altra persona, sottovalutando i rischi, denota incapacità, a mio parere. Sì, è un modo di dire, io cerco sempre di non essere negativo nei giudizi. Perché? Perché siamo qui per imparare, tutti, anche io. Per cui il discorso è questo: chi sottovaluta i rischi, mette l'altra persona a rischio, cioè chi li sottovaluta rischia di fare del male e di farsi del male. Vale anche per i sub: se un sub sottovaluta i rischi facendo tutto facile, rischia di farsi male lui e quindi di fare del male anche al dominante, ma in generale in coppia. E non è una questione di denota incapacità. Sì, denota incapacità nel senso che non si fa. Bisognerebbe cambiare proprio la modalità e stare attenti. E stare attenti non significa togliere qualche cosa alla relazione, all'emozione. Anzi, io ve lo dico per la mia esperienza. Io sono cambiato, cioè io quello che sono ora non sono quello che ero 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa. Devo dire che ora che ho una maggiore consapevolezza, ora che mi rendo conto di stare molto più attento alla condivisione, alla comunicazione, alla cura, mi rendo conto che in realtà ho dei partner che
apprezzano questo. Dall'altra parte, se una persona vuole maggiore, come dire, ignoto, troverà un partner più adatto. Però attenzione, l'ignoto, cioè il fare cose senza avere appunto la conoscenza e l'approccio a rischio, diventa veramente, veramente grave. Torniamo a noi. La terza modalità di approccio a rischio è la sua riduzione. Eccola, sempre amore che spunta. E Rossamara, non l'ho capito, se me lo spieghi come sempre provo a tradurre. Intanto vado avanti con il mio discorso. La riduzione delle fonti di rischio, e questo è il terzo approccio, ed è il concetto di cautela. Una volta studiati i rischi, una volta condivise tutte le informazioni sul rischio con il partner, diventa importante ridurle, cioè attivare tutta una serie di comportamenti atti a ridurre il rischio. Come ho detto prima, che sono, parliamo di sesso penetrativo, così parliamo di una cosa estremamente semplice. Ovviamente, se io voglio ridurre i rischi connessi col sesso penetrativo, uso il preservativo, uso i guanti. Perché? Perché anche la penetrazione con le dita, coi guanti, riduciamo i rischi, perché le mani sono comunque portatrici di batteri, le unghie graffiano. Voi mi direte, sì, vabbè, l'hanno fatto, ovvio che lo posso fare anche senza guanti, ma coi guanti sono più tranquillo. Se è un partner praticamente delicato, una persona che non conosco, o in alcune situazioni, per esempio di posti non proprio puliti, è meglio avere, prendi i guanti dalla busta, li infili e usi i guanti. Quindi tutte le pratiche, io quando faccio corde prendo tutta una serie di precauzioni, ovvero corde in buone condizioni, avere le forbici con me, controllare la struttura, bla bla bla. Quindi il terzo approccio è proprio questo, quello di ridurre al minimo, cioè di ridurre le fonti di rischio e avere un approccio all'attività col profilo più basso possibile. E questo è l'approccio a rischio che dovreste avere con il vostro partner o chiedere al vostro partner. Attenzione che quando vi dico avere col partner, io non parlo mai di, cioè non diamo per scontato che ad avere cura deve essere il sempre il dominante. Parliamo di rapporti BDSM, non di rapporti paritari. Perché attenzione che avere cura deve avere cura anche il sub nei confronti del dom. Perché? Perché comunque la cura è attenzione a non prendere rischi, attenzione a non fare cose che vanno oltre. Arriviamo all'ultima, poi rispondo alla Rossa, ora ho capito, ti rispondo fra un minuto. L'ultima cosa importante è stabilire insieme, perché questo è importante, anche la quantità di rischio che uno vuole prendere. Perché se una coppia vuole fare un'attività rischiosa, pesante, seria, e ne sono tutte e due convinti, e lo fanno insieme, ma chi ve lo vieta? Basta che siate consci di quello che state facendo. E questo è importante, la coscienza. Cioè il sapere che se io me lancio da un muro di 3 metri, che è una cosa fattibile, il rischio di rompermi una gamba ce l'ho. Se io faccio un'attività, poi io personalmente non lo farei, ma il discorso è questo, ma come io non mi butterei col paracadute? Perché? Perché avrei paura di farmi del male e quindi non mi butto col paracadute. Ma c'è chi si butta col paracadute. L'importante è essere consci del rischio che si sta correndo. Se una coppia decide di prendersi coppia, triade, quadruple, magari, sapete che io dico coppia per intendere una relazione, può essere da 2, 3, 5, 12 persone. E se una coppia decide di prendersi un rischio, basta che ne siamo consci. E il che significa che ci deve essere il consenso ben dato,
Perché? Perché poi dopo, se succede qualcosa va storto, è importante che le due persone siano, come dire, sappiano che si sono fatte male insieme per una scelta condivisa. Poi ricordiamoci sempre che il dominante è più responsabile, ma questo è un altro discorso, ma lo è proprio nella modalità. Allora, nel senso che non è solo piacere che si condivide, ma anche il desiderio di far stare bene l'altro. Non c'è egoismo, questo intendevo. Ma la visione romantica di tutto. Ah, ok, è che tu chiami amore una cosa che io non chiamo amore. Tu chiami amore una cosa che per me invece è l'avere cura dell'altro. Sì, l'amore è anche quello. Anzi, per me l'amore è assolutamente quello. Però io, per esempio, questa spinta ad avere cura, a volere il piacere dell'altro e volere che l'altro stia bene, ce l'ho anche nelle relazioni non amorose. Per me l'amore è una cosa un pochino diversa, però qui siamo nella filosofia. E in più non mi, cioè, non è questo l'argomento, nel senso che secondo me l'approccio così, cioè il volere il bene dell'altro lo devi avere in qualunque relazione che affronti. Veramente anche la ONS, che sarebbe la one night stand, cioè la scopata di una notte, quella che la persona che incontri una sera e ci vai a letto o ci giochi, che per esempio non fa tantissimo parte della mia esperienza, ma secondo me anche in quel caso tu devi avere cura dell'altra persona. Ripeto sempre, cura non significa che devi essere coccole e carezze, cura significa che devi lasciarla meglio, cioè soddisfatta, felice, magari pesta, magari. Come dire, mica, non dobbiamo essere mica tutti gentili. Allora, aspetta un secondo che ovviamente qui sono d'accordo con te. Allora, Samara mi stai facendo i complimenti a vicenda. Allora, questo è il discorso sull'approccio. E quindi diciamo che fondamentalmente la riduzione di rischio è questa. La riduzione di rischio è appunto fare tutto con attenzione. E poi prendere tutte le cautele per assicurare, come dire, la massima sicurezza. E qui rientrano anche il concetto della safe word. La safe word, se ci pensate, serve esattamente a questo. Perché la safe word ha due scopi. Uno scopo è garantire il consenso. La safe word serve perché è il segnale di revoca del consenso immediata. Quindi è il segnale che un sottomesso, un bottom, un bunny, chiunque sia, diciamo, in quel momento, ma in realtà la safe word la può usare anche il dominante, che di solito il dominante sta facendo, quindi per interrompere un'attività basta che interrompe. Però diciamo che di base serve la safe word serve a un partner per indicare basta, fermati qua, interrompiamo tutto. Okay. Perché ha cambiato idea? Perché è venuto a mancare il consenso. Ma serve anche per garantire che uno dei due può immediatamente segnalare una situazione di rischio immediato e quindi interrompe tutto perché qualcosa è andato storto. Esempio proprio stupido. Durante una sessione di corde vi pia un crampo, chiamate la safe word e dite: Rosso, c'ho un crampo, liberami subito che sto per morire. Non è colpa, no, cioè, vabbè, a parte che voi sapete che io non concepisco il concetto di colpa, non è un problema che non ce la fate voi, non è un problema che avete cambiato idea, è semplicemente che in quel momento il corpo ha avuto un problema di un altro tipo. Oppure, raga, vi siete ricordati che avete lasciato l'acqua sul fuoco, senza che sapete che la safe word serve anche a come strumento di gestione del rischio. Nel momento in cui il rischio che qualcosa vada storto diventa troppo alto, date la safe word e la situazione si interrompe, venite, si torna a terra, come dire, si torna alla normalità e si capisce cosa è successo. E quindi capite quanto è importante proprio questa discussione. Io controllo sempre, perché io devo sapere che mi prendo gli appunti, perché ho sempre il terrore di dire troppo poco o di scordarmi le cose. Ma invece sono stato molto bravo e quindi arriviamo alla parte finale. Io ho detto che il concetto di rischio è quello di calcolarlo, è il rischio di ridurlo al minimo, creare delle strategie di uscita in caso di emergenza,
Però mi tocca dire che dovremo affrontare ora brevemente, ma lo voglio affrontare qui in chiusura, il concetto che perché parliamo di rischio? Perché qualcosa può andare storto. Vi potete far male, si rompe qualcosa, vi sentite male, arriva gente che non doveva arrivare, mille, mille situazioni. Quindi affrontiamo il concetto del rischio a posteriori, ovvero non cosa potrebbe andare male. No, no, è andata male. È successo il famoso incidente, è successo il famoso, come dire, quello che non doveva accadere, e qualcosa è andato storto. Qui io vorrei accennare, perché sarebbe un discorso lunghissimo, ma è molto molto importante, come si gestisce un incidente, perché gestire l'incidente fa parte del rischio. Ovvero, voi dovete sapere che se fate un'attività, qualcosa può andare storto. E se va storto, allora io qui non vi voglio spiegare cosa fare per ogni singolo caso, perché le cose che possono andare storte non avete idea. Ma vi posso insegnare, in questo caso vi dico proprio che questo è il mio approccio ed è il modo in cui io gestisco queste situazioni ed è la cosa importante. In caso di emergenza, le cose fondamentali sono, come dire, tre. Potrebbe sembrarvi strano, ma fidatevi. Ascoltate e poi ragionateci. Prima regola, sono tre regole. In caso di incidente le regole sono tre. Prima regola. Fondamentale. Niente panico. Niente panico. Don't panic. È scritto anche sulla terza di copertina dell'Enciclopedia Intergalattica degli Autostoppisti, in grandi lettere gubitali rosse. Don't panic. E anche sul mio cellulare. Ce l'ho come frasina sul mio cellulare. Niente panico. Se qualcosa va storto, la prima cosa importante è niente panico. È andata storta, si è fatta male, sta più, ha urlato, piange, cascata. Dovete essere calmi. Perché se voi dovete gestire la situazione, vi fate prendere dal panico, è finita. Perché smettete di essere razionali, non sapete, non riuscite a guardare la situazione in maniera lucida e rischiate di far più male. Quindi, prima cosa, niente panico. È andata storta, prima cosa dovete riportare la persona, dovete garantire che la persona, come dire, la massima assistenza. Per garantire la massima assistenza, niente panico. Seconda cosa, affrontate la cosa come se sapeste esattamente quello che dovete fare. In che senso? Non soltanto voi non dovete andare nel panico, ma non ci dovete mandare nel panico neanche la persona che si è fatta male e le persone intorno a voi. Quindi faccia da poker e fate come se sapeste esattamente quello che dovete fare. Perché? Perché se voi non solo non andate in panico, ma trasmettete calma, le persone si agitano di meno e una persona che si agita di meno rischia di farsi meno male. Perché? Perché no, 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 non si agita, perché non, si, no, 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 non va in panico, non si sbatte in giro. È più facile che possiate intervenire e fare quello che dovete fare. Terza cosa, prima niente panico. Seconda, come dire, faccio, come dire, siete al comando. Dovete trasmettere questa idea. Siete al comando. Quindi date l'idea di sapere quello che state facendo. Se anche voi dentro di voi non avete idea, date l'idea di essere al comando. Questo calma, e non solo calma la persona che si è fatta male, ma se ci sono delle persone intorno, calma anche loro, perché uno dei più grossi rischi quando succede un incidente è che le persone vogliano intervenire e se voi vi fate vedere in dubbio,
proveranno a sostituirsi a voi, ma voi sapete la situazione, voi conoscete quello che è successo, conoscete la persona, siete responsabili, quindi è vostro compito. Terza regola, chiedete aiuto. Chiedete aiuto, non siete Superman. Ho detto che dovete essere calmi, ho detto di non andare in panico, ho detto di dimostrare che siete calmi. Terza cosa importante, chiedete aiuto, non siete Superman, chiedete aiuto. Perché? Perché chiedere aiuto significa risolvere la cosa in maniera migliore. Se provate a fare tutto da soli, magari per far finta che non è successo niente o per amor proprio, fate ancora più danni. No, se è una cosa grave chiamate l'ambulanza, se c'è una persona più competente chiamate una persona più competente, se c'è qualcuno di cui vi fidate lo chiamate per farvi dare una mano, anche perché vi assicuro che chiedere aiuto, quindi gestire la situazione e fare intervenire delle persone, spesso riduce tantissimo la quantità di danno possibile. Ricordatevi che nessuno è perfetto, nessuno, ciao Aru, nessuno è immune agli incidenti, nessuno, neanche io, nessuno. Quindi io ho avuto i miei incidenti, come tutti. Chiunque mi dica che non ha avuto mai incidenti nella sua carriera è un pirla, nel senso che pensiamo soltanto alla guida. Io ho la patente da quando avevo 20 anni, quindi su 30 anni che guido ho distrutto 3 macchine. Sono ancora intero, ma ho avuto diversi incidenti con la macchina. E uno per colpa mia, altri mi sono venuti addosso, altri ho rotto la macchina e basta. Cioè, fa esempio. Anche nella mia attività di corda BDSM e così via. Ma io chiedo aiuto, non me ne frega niente. Se ho un problema durante una legatura o durante un gioco e c'è qualcuno che è presente, io chiamo. Vieni qua, tira su, tira giù, tieni sta corda, dammi una mano. Qual è il problema? Quindi vi ripeto, in caso di incidente per ridurre il rischio, ma soprattutto per ridurre le conseguenze del rischio, niente panico, siete in carica, dimostratelo, chiedete aiuto è importante perché io, no, ora non voglio fare nomi perché non mi voglio fare polemica, ma io ho visto una persona farsi male perché, io parliamo di corde, ho visto persone farsi male perché il rigger per non chiamare aiuto ha provato a risolvere la cosa da solo e nel provare a risolvere da solo, se, la persona si è fatta, il bunny si è fatto male. No, non me ne frega niente. Io ho chiesto aiuto anche sul palco, cioè io lo dico apertamente, una volta mi è capitato su un palco a Roma, mi si erano incastrati i nodini sulla struttura e quindi la persona non la potevo riportare a terra perché i nodini si erano andati a incastrare sotto la corda in alto e non riuscivo a raggiungerli per slegarli, ma e non volevo lasciare la persona che la stavo tirando giù, quindi eravamo a fine spettacolo, quindi era già comunque stanca. Io non mi frega niente, c'era il pubblico, mezzo al pubblico c'erano anche i miei allievi, ne ho riconosciuto uno al volo, l'ho chiamato per nome, e ho detto salta sul palco di corsa. Lui, grazie a Dio, ha capito subito che era urgente. Lui è saltato sul palco, gli ho detto tirala su, ha messo le mani sotto la modella, l'ha tirata su, a quel punto non c'era più peso, io mi sono allungato, ho tagliato l'ultimo pezzettino della corda con le forbici, l'ha messa a terra, è sceso dal palco, io ho finito lo spettacolo e nessuno si è fatto male. E vi dico anche che l'ho fatto con una faccia così tranquilla e serena che il pubblico non ha capito che quella parte era esterna, o se l'ha capito. Ma a me che me ne importa? Cioè, tra lo spettacolo e la sicurezza per la Bunny, indovinate chi ha vinto? La sicurezza per la Bunny. Ma a me è successo, cioè, raga, faccio corde da 30 anni, faccio corde professionalmente da 15, pensare che tutto vada sempre bene, l'importante è essere calmi. Allora, questo è il concetto. Quindi mi raccomando, questo è il concetto di rischio, questo è il concetto di stare attenti. Allora, signori, andiamo in chiusura. Come sempre, se Instagram ci aiuta, la puntata andrà su IGTV e poi più avanti anche su YouTube. Su YouTube, sul canale MaestroBD2 a numero, ci trovate già
le dirette fatte in precedenza, ce ne sono circa 16, mi pare. Mancano, diciamo, l'ultimo mese che colpevolmente devo ancora mettere, ma le metterò. Potete condividerle, anzi, io vi invito a condividerle se l'argomento vi interessa e commentarle anche su IGTV. Commentate, scrivete il vostro parere perché aiuta a crescere tutti quanti. Il profilo sta riprendendo. E sta crescendo, siamo a 1300, 1400, non guardo perché mi mette tristezza visto che ero quasi a 10.000. Aiutatemi condividendo i video, commentandoli, più li commentate più la gente li vede e quindi datevi da fare anche voi. Ricordatevi sempre che si parla di fare divulgare, io ci metto la mia faccia, voi metteteci i vostri commenti. Ciao Mattia. Manchi anche tu, io non ti dico che non vedo l'ora che torni perché stai in un posto bellissimo, ma prima o poi tornerai e speriamo in quel caso ci possiamo vedere anche se stiamo andando incontro a un altro periodo di chiusura. È un periodo, lo sapete, in cui non ancora non possiamo riaprire le scuole e quindi vi ricordo che chi vuole imparare lo Shibari è aperta la scuola online. E la possibilità di fare lezioni individuali private, cioè quindi solo due persone, come da decreto DPCM, massimo una coppia in privata o online. Sta per partire il nuovo corso online, quello diciamo dal vivo nel senso in diretta, e lo faremo partire a fine mese. Trovate tutte le informazioni sulla mia pagina, sulla pagina Maestro BD e su quella di Lucio Pat Foster. Ma per chi diciamo non può in quelle date, ricordatevi sempre che c'è la possibilità di avere il corso on demand con le lezioni base e intermedie. E ci sono un po' di novità, se voi andate a frugare sui miei social troverete anche i nuovi libri che sono usciti. Ho pubblicato ho una raccolta, un'antologia di racconti sadomaso per amanti del consenso, nel senso che lo scopo è stato quello di scrivere, di far raccogliere dei racconti in cui si fa sadomaso, ma col consenso attivo, cioè palese, in modo che sia chiaro che ci si può divertire tanto anche a livello di lettura di erotica senza dimenticarci del consenso, perché troppi romanzi erotici BDSM, sadomaso sono come dire, non consensuali, lo dico. E in più, Lucio Pat Foster ha pubblicato un bellissimo libro dalla parte dei banni, cioè in cui racconta lo Shibari per i banni. Anche lì lo trovate sulla sua pagina, che è Lucio Pat Foster, o su il sito. Sul sito. Asia, ti ringrazio. Buona serata a tutti. Come sempre, condividete, condividete e ci sentiamo mercoledì prossimo. Signori, vi saluto.